gravi, le rotte di nuove forme di sfruttamento. Si chiama così il film inchiesta sul fenomeno dei migranti realizzato dal giornalista indipendente e regista Rai Stefano Mencherini. Nel tentativo di raccontare come affrontiamo i temi dell'immigrazione, Schiavi dopo Mare Nostrum del 2003 vuole essere una denuncia di quello che in 15 anni hanno fatto le politiche dell'immigrazione non solo in Italia ma anche in Europa, ha spiegato Mencherini. La situazione è quella che è, le stragi dell'immigrazione si ripetono, l'ultima quella di Lampedusa di qualche giorno fa, terribile, ma non è stata la prima. E purtroppo non sarà neanche l'ultima se questo paese, insieme all'Europa, perché questo è fondamentale, noi non possiamo pensare di fare tutto da soli. La questione dell'immigrazione è una questione epocale che può essere affrontata soltanto con grande unità di intenti dai paesi che sono interessati e anche da quelli che non sono direttamente interessati, quantomeno per un dovere di solidarietà. Con Schiavi oggi raccontiamo lo sperpero di denari pubblici, sempre di noi contribuenti, in questo caso prelevati con le accise sui carburanti, delle politiche emergenziali che sono state attivate nel nostro paese sul fronte dell'immigrazione, e dimostriamo nero su bianco in maniera incontrovertibile, incontestabile, quanto queste politiche truffaldine o comunque totalmente sbagliate producano nuova emarginazione, in questo caso nuove forme di schiavitù. Stefania Grogi, segretario generale della FLAI CGIL nazionale, ha sottolineato come il film inchiesta non vuole solo denunciare, ma anche indicare delle possibili soluzioni. È un film che vuole non solo denunciare, ma indicare anche delle possibili soluzioni. Noi vogliamo che sia abrogata la Bossi-Fini. Vogliamo che questo governo metta mano alle politiche dell'immigrazione creando dei corridoi umanitari per tutte le persone, gli uomini, le donne, i bambini che cercano asilo e scappano dal loro paese, e soprattutto che venga data l'opportunità a queste persone di trovare un lavoro dignitoso, perché il legame con noi purtroppo è il caporalato, il lavoro nero, lo sfruttamento e lo schiavismo che queste persone, quando sopravvivono, debbono subire di nuovo all'interno del nostro settore, nel settore agricolo, e quindi una riforma del mercato del lavoro che sia un lavoro trasparente, pubblico, controllato e non gestito dal caporale e dalla criminalità organizzata.